Ragazzi, al Rock di Bolzano, Paolo Cara, iscrivetevi al mio canale e esaminiamo la canzone del 10 di Annalisa, molto molto bella, e come ovviamente suonarla. In Do maggiore. La minore, Mi minore e un Sol. Cose che ti ho promesso, sono mi ricordo adesso. Quindi, Do, La minore, Mi minore, Sol. Do, La minore, minore. Poi Do, La minore. Parte il ritornello, il chorus, e ovviamente parte con e forse no ritorni, quindi la minore no ritorni, ma niente panico, guarda come piove forte questo sabato, che l'ultima volta è sacra, freddo tornare a casa, ma non è così amara, questa notte si impara, e sta piovendo e sono fuori da me, questa casa non ha niente di te. L'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, lo scrivi tra un'ora, se verranno ancora 10 ultime volte. 10. Ritornello è sempre in La minore, Fa, settima, Do, Sol. Quindi ricordatevi sempre, quindi tenere sempre questo ritmo anche nella strofa, anche nel ritornello, quindi questo. Questo vale ovviamente per anche il lato ritornello che c'è, però nel lato ritornello c'è ovviamente la variazione, cioè c'è il ponte. Quindi ritorniamo poi al discorso sempre della strofa, che è uguale negli accordi come ovviamente all'inizio del brano. Andiamo a vedere la parte dove c'è il bridge, quindi l'ultima volta è sacra, la minore. Una strada fa, Do, stiamo ancora 10 ultime volte, parte fa, Do, e lei fa tra un'ora, quindi fa tra un'ora la minore, Mi minore, fa, Do, poi scende, prima non te l'ho mai detto, forse, quindi prima non te l'ho mai detto la minore. Forse lo sai già, Sol, che ho bisogno di quello che ho perso, di quella volta su 100, Sol, quindi la minore, Do, e poi di quella volta su 100, Sol. Riparte poi piano, quindi piano con la chitarra, quindi adagio. Non ritorno in me, ma niente panico, quindi la minore, fa settima. Guarda come piove forte, Do, Sol, perché l'ultima volta è sacra, la minore fa, sempre quello ritmo. Ricordatevi che il ritmo è molto importante, perché rischiate chi canta di andare fuori metrica, specialmente in alcuni punti come se è più facile scrivimi, che hai bisogno di quello che hai perso, che riparte poi, no? Quindi analizza questa particolarità che in alcuni punti velocizza la metrica sulle note. Quindi ovviamente attenzione, attenzione, attenzione specialmente alla vostra tonalità. Quindi io ho fatta più bassa della sua e l'originale ovviamente basta mettere un capotasto sul primo tasto, le note sono le stesse. Questa è la sua tonalità esatta della canzone. Quindi ragazzi, questa è la canzone di Annalisa, 10,
Se avete domande o altro, mi scrivete per qualsiasi cosa. Paolo Caracantatore, iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale e anche in Facebook, pagina Facebook, pagina Instagram, ma anche nel gruppo musicale, unico gruppo con pagina artista e tante belle cose, in Facebook, Isola di Plastica Live, lo trovate. Ciao e vi aspetto, e qualsiasi domanda sono qui. Un bacio a voi da Rocker di Bolzano, ciao!